Magic Italy Center è il progetto che abbiamo presentato 8 mesi fa, al quale abbiamo lavorato chiaramente con la Confesercenti, con 25 comuni e con tanti altri soggetti che hanno collaborato per la riuscita di questo progetto. Oggi siamo a dare la notizia di essere risultati primi nella graduatoria della macromisura B22 e quindi abbiamo un progetto molto importante, finanziato, per il quale ci attiveremo chiaramente subito come comune capofila per mettere insieme i 26 comuni per creare questa rete sentieristica che in qualche modo potrà rappresentare probabilmente in Italia la seconda rete sentieristica, seconda probabilmente solo a quella del Trentino, per sviluppare soprattutto un turismo, un cicloturismo che chiaramente in questa fase è in grande sviluppo, in grande crescita. L'obiettivo che ci siamo posti era quello proprio di rivitalizzare i nostri territori, permettere anche agli stessi di non perdere vivacità, quindi anche attirare su di essi tanti giovani che possano comunque lavorare a questo servizio che vogliamo dare sui nostri sentieri. E si apre una fase adesso molto delicata con tutti i comuni per realizzare da una parte tutta la parte informatica, le app eccetera, dall'altra il recupero dei sentieri, la segnaletica sui sentieri e tutte le aree di sosta che dovremmo realizzare anche in ogni singolo comune per far sì che questo che oggi è un progetto che ci entusiasma moltissimo possa in qualche modo diventare un concreto, possa veramente dare importanza ad ogni singolo territorio e possa attrarre su di essi molti visitatori. È stata riconosciuta la qualità di un progetto che a questo centro, quello dei comuni 26 guidati da Teramo e due gambe, quello delle imprese East e West Magic Center. È stato un lungo lavoro di un anno di animazione territoriale, di aggregazione delle imprese, di aggregazione dei comuni su un'idea che è diventata progetto e poi progetto esecutivo. È chiaro che un project management del genere non è semplice, ha avuto bisogno, come è stato detto, della Confesercenti, di progettisti tecnici, di ideatori e project manager come me, di comuni, di funzionari. Però è un salto di qualità per l'Abruzzo, se la posso dire così. L'Abruzzo ha finalmente un sistema turistico regionale locale, vero, fatto di 26 bike station, di un'app che avrà valenza internazionale e diventa competitivo con posti come il Trentino e altri posti del genere. Se seguiamo questa linea porteremo in quei territori ricchezza, economia, posti di lavoro, naturalmente non a migliaia, ma inizieremo un percorso positivo che è quello che tanti anni fa è cominciato in Trentino e che oggi ne fa per esempio la realtà economica turistica più importante d'Italia. C'è un po' di ritardo da recuperare, non dipeso da voi? No, credo che sia un ritardo non voluto da nessuno, le procedure commissariali sono state a un certo punto interrotte, c'è stato il cambio del commissario, dal senatore Legnini si è passato al senatore Castelli, passaggi di consegne, la burocrazia italiana sappiamo che è così e questo ha determinato 5-6 mesi di ritardo. Purtroppo questo ci fa perdere una stagione estiva sostanzialmente, però noi faremo salti mortali per cercare di aprire qualcosa entro la fine dell'anno, per dare un segnale a queste popolazioni, a questi imprenditori che ci hanno creduto, ai comuni che ci hanno creduto.